Grazie. Grazie di questa generosa e lucida presentazione da cui appunto forse è apparso chiaro quanto il tema della cura sia uno diciamo, dei temi dei fili rossi che accompagnano un po' la mia, le mie preoccupazioni e la mia ricerca da diversi anni a questa parte. Eh, appunto mh, eh, quando mi hanno chiesto eh, di, di partecipare al festival con questo tema eh, se non me l'avessero chiesto probabilmente sarei andata in altre direzioni diciamo più eh, come dire, eccentriche rispetto al tema della mare però invece parlo volentieri ancora di questo eh, ma eh, mh, ho deciso appunto di focalizzare un po di più in questa perché è poi l'itinerario che sto che sto percorrendo adesso, eh, di entrare un po' più nel merito di quali sono le motivazioni alla cura mh? e quindi le emozioni che stanno alla base della cura. Ma eh, ovviamente adesso a questo bisogna arrivarci e eh, io vorrei partire, dobbiamo capire appunto intanto di che cosa stiamo parlando, che cos'è la cura. Io vorrei partire dicendo che la cura è un po' la Cenerentola della filosofia, mh? nel senso che la filosofia ha fortemente trascurato questo tema, che invece è molto presente in altri settori disciplinari, dalla pedagogia alla eh, psicologia, eh, ad altri diciamo, momenti del, del pensiero e della pratica, mh? soprattutto della pratica. Eh, All'ambito medico, no? anche se questo forse è bene precisarlo anticipatamente, quella di cui parlerò io non è appunto la cura in senso medico. Mh? Eh, in inglese c'è una distinzione che noi non abbiamo in italiano, noi diciamo sempre cura, sia per le cure mediche no? che per eh, appunto la cura del mondo, per eh, fare un autoriferimento, che per la cura assistenziale e così via. Mentre in inglese c'è questa distinzione fra cure e care, dove appunto la cure è la, la cura medica, la cura terapeutica, eh? e il care invece è un concetto molto più ampio che include non soltanto appunto, eh, sostanziali e sostanziose prospettive di pensiero, ma anche una pratica diversa. Si dice infatti da chi eh, c'è stata una forte ripresa. Negli ultimi decenni del concetto di cura nell'ambito nell del pensiero femminile e femminista, eh, è avuto origine non a caso non da filosofe ma da psicologhe, eh, e lì eh, uno de dei rischi che vengono segnalati è proprio quello di sovrapporre cure care, cioè la, la care non può essere ridotta a terapia, no? a pratica di. Diciamo, di eh, intervento sulla sofferenza, no? cioè è qualcosa di più ampio per l'appunto. E allora eh, che cos'è? No? Eh, dicevamo, la, filoso la filosofia ha relegato la cura ai suoi margini, mh? Eh, operando allo stesso tempo una, una forte svalutazione di questa, di questa dimensione, perché poi ci torno un attimo anche fra un po'. Beh, perché la filosofia, soprattutto a partire dalla modernità, ha al suo centro una certa figura di soggetto, mh? quello che possiamo definire il soggetto sovrano, il soggetto autonomo, libero, eh? preoccupato di perseguire i propri interessi, la propria autorealizzazione, nel migliore dei casi di difendere i propri diritti. Ma un soggetto essenzialmente monologico, non dialogico, eh? non relazionale per l'appunto. Questo è il soggetto che nelle sue varie forme, non entrerò in questo perché non la finiremmo più, ma nelle sue varie forme ha costellato il percorso della modernità, dalla modernità ad oggi, diciamo dal 600 ai nostri giorni. E allora la cura che fine ha fatto, tornerò fra breve un, un po' di più su questa figura, ma mi preme subito eh, chiarire che, che fine ha fatto la cura. Mm? È proprio scomparsa dal pensiero oppure ha trovato una sua collocazione in qualche modo circoscritta? beh, è questa la seconda risposta. Eh? E cioè la cura è stata relegata nel privato, mm? nella sfera privata, nella sfera familiare, nella sfera intima ed è diventata essenzialmente la caratteristica fondamentale delle donne. Le donne e la cura hanno subito lo stesso destino, cioè sono state relegate nella sfera privata, che poi ha coinciso essenzialmente con la sfera familiare. C'è un autore che io ho molto frequentato e molto amato ormai diversi anni fa, che è Jean-Jacques Rousseau, che è l'emblema eh, di questo tipo di eh, trasformazione. Eh, Rousseau è l'autore che ha teorizzato la figura della donna come moglie e come madre, accuditiva, oblativa, dedita all'altro. Eh. Da Rousseau noi possiamo trarre quella definizione che spesso poi ricorre nella riflessione femminile, la donna è sempre per l'altro, è sempre figlia, sorella, moglie, madre e così via. Quindi le donne e la cura dentro la sfera privata. Eh, questo ha provocato, appunto, in particolare per i soggetti femminili, non mi addentrerò molto su questo, ma mi preme almeno dire due cose: almeno due costi fondamentali. Eh, il primo è evidente: l'esclusione della sfera pubblica, mh? ma un'esclusione forte, decisa, cioè. Eh, Rousseau dice che le donne assecondano la loro natura solo quando vivono nel chiostro della sfera privata, la metafora del chiostro non è evidentemente eh, secondaria. Eh, ma c'è un altro, un altro eh, punto che è più interessante per la tematica che stiamo e che state diciamo, seguendo in questi giorni ed è eh, l'esclusione delle donne dal, da quello che io chiamo il diritto alla passione. L'identificazione del soggetto femminile con la cura, quindi con la figura in qualche modo irenica, tutta positiva e oblativa della donna come moglie e come madre, ha significato per le donne il tabù dell'accesso alla passione. Le donne si sono viste negare in maniera, fra virgolette, naturale eh, la possibilità di... Eh, Provare passioni, se voi pensate anche alla letteratura delle grandissime figure femminili, da, dalla lettera scarlatta di Hawthorne alla Anna Karenina di Tolstoi a Madame Bovarin, diciamo con le più diverse sfumature, ecco, noi troviamo una conferma di questo aspetto, cioè del fatto che laddove poi invece la donna prova passione viene in qualche modo esorcizzata, diventa oggetto di condanna e di condanna morale. Ripeto, non posso spingermi troppo su questo tema perché voglio affrontare il tema della cura in maniera anche più ampia, però è importante sottolinearlo soprattutto rispetto appunto al tema che stiamo trattando. Insomma, cura ha significato una, una forma di... In primo, in primo luogo di sentimento edulcorata dagli aspetti pericolosi, eccessivi e caotici dell'amore. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Però la svalutazione della cura non ha avuto solo effetti negativi, effetti negativi solo sulle donne, mh? ma per l'appunto, e questo è un punto che mi preme sviluppare ha avuto come conseguenza la sua esclusione dalla sfera pubblica, dalla, sfera, dalla società, mh, da tutto ciò che non fosse appunto la sfera intima e privata. E la sfera pubblica e la sfera diciamo eh, sociale è, ha visto, per tornare alla figura che accennavo all'inizio, ha visto il protagonismo dell'individuo sovrano. Da un lato le donne nella sfera privata, dall'altro gli uomini nella sfera pubblica e nella sfera sociale, eh, al, motivati essenzialmente dall'interesse e dal potere. Mm? Questi sono diciamo, i due aspetti speculari eh, alla, alla dimensione della cura. Allora, eh, che cosa vuol dire assenza della cura nella sfera pubblica e sociale? Vuol dire in prima istanza, lo accennavo all'inizio, assenza della dimensione della relazione. Mm? Noi ci percepiamo come soggetti essenzialmente atomistici autosufficienti, autonomi, eh? questi sono tutti, tutti corollari che in qualche modo nei vari autori poi noi possiamo rintracciare, corollari della figura dell'individuo moderno. E ripeto, nel migliore dei casi si tratta di un individuo che persegue i grandi diritti della modernità, la libertà, l'uguaglianza e in questo non c'è niente di male, anche se... Scusate, possiamo notare subito un aspetto qui, cioè se voi pensate alla, alla, alla triade eh, moderna, quella che poi ha dato origine, era lo slogan della rivoluzione francese, eh, libertà, uguaglianza, fraternità, ecco, noi ci accorgiamo che la fraternità, che è poi in qualche modo un concetto che possiamo in parte collegare. All'arcipelago della cura è stato molto sottovalutata. No? È stato il trittico moderno ha perso una gamba mm? e si è molto insistito da qualche secolo a questa parte sulla libertà e sull'uguaglianza, che è giustissimo, che è assolutamente sacrosanto, ma tutto questo ha fatto passare quella terza dimensione che già era stata messa al centro no? della della nascita, della modernità matura, no? con la rivoluzione francese, che è appunto la fraternità è tutto quello che da questo, da questo termine noi possiamo trarre. Allora, che cosa, è, che cosa è accaduto? Si è configurata una situazione abbastanza schizofrenica. Da un lato, un individuo tutto proiettato sui propri interessi, sulla propria autorealizzazione. E così via, dall'altro un individuo invece oblativo, eh, dedito, dedito all'altro, eh, accudente, e così via. Che possiamo un po' riassumere come appunto una schizofrenia tra, da un lato, la priorità dell'io e, dall'altro, la priorità dell'altro. Eh. La divisione fra i due sessi ha corrisposto perfettamente a questa sorta appunto di schizofrenia moderna, uso un termine molto forte, me ne rendo conto, ma credo che sia abbastanza legittimo. Allora, per restare al tema della cura, bisogna riappropriarsene riabilitandola. Mm? E riabilitarla vuol dire liberarla dei suoi aspetti sacrificali, dei suoi aspetti appunto naturalistici. Eh? quelli appunto che hanno fatto sì che la cura venisse identificata con il soggetto femminile. Su questo lo accennavo prima, dagli anni Ottanta in poi c'è stata una ripresa eh, molto forte, soprattutto è nata diciamo dal, dal, dal terreno anglosassone in America, da una psicologa che si chiama Carol Gilligan, forse qualcuno di, no, di voi ci, ci si è imbattuto in questo suo testo che si chiama Con voce di donna, in realtà in inglese è in a different voice dove appunto viene posto l'accento no, proprio sulla differenza di genere, ma insomma non voglio adesso entrare troppo in questo, solo per dire da allora in poi c'è una uh, ri, forte ripresa di attenzione al tema della cura però questa attenzione continua a essere, io e questo microfono siamo, litighiamo un po', continua a essere prevalentemente femminile. Per esempio ci sono pochissimi eh, lavori anche in area americana e così via di uomini su questo tema, perché è una roba no, un pochino di seconda, eh, cioè la filosofia eh, si occupa di... Eh, di cose più alte, eh? di cose più alte. E allora, riabilitare la cura vuol dire in primo luogo sottrarla alla sua dimensione sacrificale, e quindi disidentificarla dal soggetto femminile. Se c'è una dimensione naturale della cura, non è qualcosa che pertiene soltanto alle donne, perché la cura è una dimensione, Universale, in primo luogo dal punto di vista antropologico, prima di essere un valore, è una dimensione antropologica, è qualcosa che ha dei moventi, che presuppone dei moventi, delle motivazioni, appunto delle emozioni diverse da quelle dell'individuo sovrano. Ma dunque bisogna sottrarla a questa lunga rimozione. E per sottrarla questa lunga rimozione dobbiamo capire in primo luogo perché c'è stata questa rimozione. Già si può un po' intuire hm, dal quadro molto rapido che ho appena ricostruito. E cioè la rimozione dipende dal fatto, la ragione dipende dal fatto che il soggetto moderno non accetta di riconoscersi in quella che è una parte costitutiva dell'umano e cioè la fragilità, e cioè la dipendenza, la vulnerabilità che sto citando appunto in eh, come dire, prospettiva positiva mh? e non appunto nella prospettiva negativa che spesso viene attribuita a queste dimensioni. Il soggetto moderno rifiuta di riconoscere questa parte sostanziale del proprio, della propria umanità, potremmo dire. Non accetta l'idea di essere dipendente, vincolato ad altre vite, vincolato ad altri destini. Su questo c'è una <coughs> filosofa, beh, addirittura una specie di icona, di papessa della del femminismo eh, americano e eh, si chiama Judith Butler che ha scritto delle cose molto interessanti su questo aspetto. Um, che cosa si rifiuta dunque? Il vincolo, la relazione, eh? il fatto che c'è sempre un altro di cui preoccuparsi, a cui rendere conto di cui farsi carico, non sto dicendo queste parole a caso, preoccuparsi, rendere conto, farsi carico, sono non a caso le stesse parole che possiamo con cui possiamo illustrare il concetto di responsabilità. Un altro concetto no, è un altro punto su cui non mi diffonderò. Eh, ma è un altro concetto, è bene sottolinearlo, trascurato dalla riflessione filosofica. Fondamentalmente è soltanto con il Novecento, con un filosofo tedesco, Hans Jonas, che il tema della responsabilità ha di nuovo fatto irruzione nella filosofia, ma poi si è un po' fermato lì. Mm? Sta rinascendo adesso. Eh? Le sfide dell'età globale stanno riponendo fortemente il problema della responsabilità. Allora, cura e responsabilità sono... Sono sorelle, anche se lo dico in termini rapidissimi, il concetto di cura a mio avviso è molto più interessante per certi aspetti, nonostante che condividano quella declinazione del farsi carico, del preoccuparsi, del porre attenzione, ma la cura, e ci arriverò poi di nuovo eh, alla fine non è solo un principio, cioè il rischio della responsabilità è quello di restare solo un principio etico, un imperativo etico, come lo chiama Jonas, eh? ma non, di non riuscire poi a calarsi no? nella difficoltà, nella capillarità della pratica. Quindi eh, la relazione di cura implica non soltanto l'attenzione del soggetto all'altro, la preoccupazione del soggetto per l'altro, la presa in carico dei suoi bisogni e della sua fragilità, ma il riconoscimento della propria fragilità. È questo che ci permette di riabilitare la cura, di sottrarla ad un banale altruismo, buonismo eh, e eh, tutto quello che in qualche modo, quello che appunto io ho riassunto come dare la priorità all'altro. Mm? Riabilitare la cura significa quindi, e dico una, una frase molto pesante, fondare una nuova filosofia del soggetto. Significa capire che dobbiamo uscire dall'alternativa, dalla falsa alternativa tra egoismo e altruismo. Questo è un punto chiave. Eh? Noi pensiamo o in una prospettiva altruistica o come contraltare radicale, pensiamo a tutta la tradizione cristiana, cattolica, ma non solo, eccetera, in termini di altruismo. Ecco, eh, a mio avviso la cura ci permette di superare questa opposizione laddove noi diciamo che... La motivazione alla cura ri risiede in prima istanza nel riconoscersi a propria volta bisognosi di cura e dunque nel riconoscere la propria vulnerabilità, la propria dipendenza. Dunque non priorità dell'io, non priorità dell'altro, ma eh, una definizione che io adotto anche rispetto alla teoria del dono a cui tengo molto e di cui mi sono anche occupata, cioè non un essere per sé, non un essere per l'altro, ma un essere con l'altro. Mm? Questo è ciò che in qualche modo individua l'arcipelago della cura e la sua diciamo, eh, capacità di superare la, eh, il passaggio, l'opposizione tra altruismo e egoismo. Ma questo vuol dire anche che l'altro non è più colui eh, appunto a cui sono dedito, per cui mi sacrifico, eh, che assisto e così via perché sono altruista. L'altro è oggetto della mia passione perché è comunque un elemento costitutivo della mia vita, mm? è un elemento significativo della mia vita. È qualcuno che amo, odio, che desidero, che respingo, con cui mi scontro, con cui mi incontro. Sartre con una frase celeberrima diceva l'altro è l'inferno, l'altro è l'inferno è anche però il paradiso, eh? cioè è qualcuno diciamo con cui io entro nel rischio della relazione e la relazione è sempre rischiosa e questo è il motivo per cui la cura ha subito un processo di rimozione. Pensarsi in modo autonomo, in modo autosufficiente, in modo appunto in qualche modo sovrano, è per certi versi almeno apparentemente rassicurante. Io non devo misurarmi con nessuno, eh? non devo rendere conto a nessuno, non devo preoccuparmi di nessuno. Pensate a quanti piccoli atti, in quanti piccoli atti quotidiani noi mettiamo in, in, in funzione questa logica, senza quasi rendercene conto. Eh? Da quando urtiamo qualcuno per strada e la cosa ci infastidisce, a quando diciamo, eh, scarichiamo non so, la responsabilità dei nostri cari su altre persone, a quando siamo pressapochisti nel nostro lavoro, a quando buttiamo perché qui poi entra un'altra immagine dell'altro su cui non sto ad entrare, anche qui: eh, buttiamo eh, rifiuti su, su una spiaggia e devastiamo. Quell'altro oggi nuovo, inedito che è l'ambiente, ma qui mi fermo. Andiamo per avviarsi a conclusione a focalizzare di più allora che cosa entra in ballo in tutto questo? Eh? Appunto, quali emozioni, quali dimensioni emotive, quali sentimenti? Beh, oggi c'è una grande eh, ripresa di attenzione sull'empatia. Immagino che qualcuno di voi ieri abbia ascoltato anche la. la Boella, ma ci sono veramente diciamo c'è una forte attenzione, ripresa di attenzione a questo concetto, a questo tema. Io a volte la trovo una, 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 una prospettiva un po' ingenua: no? cioè, ci si rende conto che ci sono dei moventi dell'agire umano che non sono soltanto l'interesse, eh, l'acquisizione l'avidità, eh, ma altri per l'appunto, eh? altre emozioni, altre passioni, che non sono solo la passione dell'utile, la passione dell'io, la passione acquisitiva, ma anche appunto la fiducia, la generosità, eh, la fraternità, la solidarietà e potrei andare avanti, è una cosa che... Stranamente un filone diciamo, più carsico della filosofia aveva già capito molto tempo fa. In pochi, però qualcuno l'aveva già capito. Da diciamo, le riflessioni di Adam Smith sulla simpatia, o Hume, eh, ieri c'è stato Le Caldano sui sentimenti morali, penso avrà parlato anche di questo. È una tradizione in qualche modo non vincente nella modernità, ma... Noi abbiamo, disponiamo diciamo, di testimonianze in questo senso. È confortante, certo che le neuroscienze oggi, con tutta la faccenda dei neuroni specchio e così via, si rendano conto che siamo anche appunto animali relazionali e non soltanto egoisti. Mm? Però insomma nel suo, nelle sue, nel suo filone più sotterraneo la filosofia c'era già arrivata. E soprattutto l'empatia è appunto una, la capacità di riconoscere l'altro, no? eh, di, di sentire l'altro, di entrare diciamo in relazione con l'altro, anche proprio come dire condividendo le sue emozioni, i suoi disagi, le sue sofferenze, ma anche le sue gioie, perché l'empatia non è una vera e propria passione. È una dimensione neutra, eh? è qui che poi il mio accordo con i teorici dell'empatia si ferma, perché bisogna poi scandire quali passioni derivano da una relazione empatica con l'altro. Perché, ripeto, c'è un'empatia positiva e c'è un'empatia negativa. Io mi identifico col dolore dell'altro, ma mi identifico, mi identifico anche con la gioia dell'altro. L'invidia, ho avuto modo di occuparmi dell'invidia negli ultimi anni, è una forma di empatia negativa mm? e così via. Chiudo questo inciso perché si allargherebbe troppo per però tornare a dire che la cura è qualcosa di più, mm? che presuppone appunto un complesso di emozioni che variano, no? che noi possiamo ricondurre. Un po' in generale al lemma dell'amore, ma che è bene anche distinguere eh? qual è l'amore che presiede, qual è, scusate, la forma di amore che presiede alla cura, per esempio, per un familiare, qual è la forma di amore che presiede alla cura nella sua dimensione assistenziale, quella che poi viene anche, per esempio, pagata, no? Ospedali, case di riposo e così via. Qual è la cura che presiede al mio preoccuparmi di persone sconosciute, come quando eh, come dire, partecipo a forme di solidarietà per paesi eh, poveri, svantaggiati, appunto o per individui diciamo, in qualche modo in difficoltà, o quando vado a fare volontariato dopo un terremoto, eccetera. Cioè sono forme di cura molto diverse che presuppongono eh, emozioni diverse anche se in linea di massima possiamo ricondurle all'amore la cura è qualcosa di più dunque rispetto ad una relazione empatica con l'altro perché basta guardare la sua etimologia la cura vuol dire preoccupazione e sollecitudine quindi vuol dire preoccuparsi dell'altro ma allo stesso tempo agire questo è un punto chiave. Eh? Ed è per tornare all'inciso che facevo prima, ciò che in qualche modo può distinguere l'idea di cura da quella di responsabilità. Perché l'idea di cura implica nel suo DNA il fatto di agire, di impegnarsi, eh? di fare delle cose. Eh? E che tipo di impegno è? Non a caso spesso... Nei, nella riflessione femminile femminista viene fuori l'espressione lavoro di cura. Eh? Lavoro di cura è qualcosa che appunto rimanda immediatamente ad una, ad una dimensione pratica. La cura è pratica di vita, è esperienza mm? ed è un impegno capillare quotidiano e concreto. Quotidiano. Questo è. Un altro punto a cui tengo in modo particolare. È qualcosa che noi mettiamo in atto appunto in una serie di momenti della nostra vita. A volte quasi non ne siamo neanche consapevoli, ma è bene diventarne consapevoli. E soprattutto in dimensioni diverse. Ognuno di noi è un io multiplo, come appunto dicono gli psicologi. Ognuno di noi. Eh, per dirla banalmente no? eh, agisce in sfere differenti eh, in cerchie differenti eh, come le chiamano i sociologi dalla sfera privata alla sfera professionale alla sfera amicale alla sfera pubblica to cure eh, alla sfera sociale in senso lato allora il punto è non relegare la cura a qualcosa di, di nuovo di circoscritto e contingente, mh? ma farla diventare uno stile di vita. Questo è il punto che mi preme sottolineare. Intanto una scelta: mh? una scelta, quindi, come dire, sottrarre alla cura ogni dimensione di cogenza in virtù di una sorta di presunta natura. La cura è qualcosa che riguarda. Tutto il genere umano, che riguarda gli umani in quanto tali. Eh? E se è vero, per tornare alla differenza dei sessi, che le donne lavorano ormai da molto tempo, per riappropriarsi di quella sovranità, di quell'autonomia, di quella libertà che in qualche modo nelle, nella quale erano state penalizzate, è anche necessario che gli uomini si riapproprino di questa dimensione che è stata in qualche modo a loro preclusa con possiamo dirlo, forti perdite per l'identità e per l'integrità della identità. Questo comincia a volte a succedere, no? Per esempio, padri accudenti, giovani padri che si occupano di più dei loro figli, ma scarsamente questo, per esempio, avviene nella sfera professionale, nella sfera diciamo eh, pubblica e così via. Basta guardare le devastazioni della nostra politica, eh? per rendersi conto che proprio siamo lontanissimi da qualsiasi prospettiva di cura. Quindi, per concludere, riappropriarsi di una logica di cura significa trasformarla in uno stile di vita, il che non vuol dire che io devo essere presente a me stesso in questo senso 24 ore su 24, perché nessuno di noi lo è. E perché poi questa dimensione dell'apertura, della relazionalità, dell'attenzione, della preoccupazione così via, va ad innestarsi sulla sacrosanta diciamo, affermazione di sé. Perché tutto questo non deve voler dire appunto negare no? l'autorealizzazione, anzi, tanto più c'è una forma di autorealizzazione da parte del soggetto, quanto più possiamo forse contare su una cura di tipo non sacrificale. Eh? Io posso scegliere solo se sono un soggetto in qualche modo realizzato, altrimenti è una dimensione che di fatto mi viene imposta. Mm? E il punto è proprio lì, insomma. Eh? Il punto è proprio lì. Se noi vogliamo che questa diventi una risorsa, sarebbe una risorsa capace di cambiare il mondo. Io di questo sono assolutamente convinta. Mm. Noi diamo troppa, troppo peso, ieri, ieri sera si parlava con i colleghi, uno di loro diceva una cosa importante, secondo me diceva, ma visto che la sfera della politica è così miserrima, ora magari non dappertutto, ma insomma non sta dando grandi prove di sé, eh? non solo in Italia, che stendiamo un velo pietoso, ma mh, diciamo nel mondo. Come mai ce ne preoccupiamo sempre tanto? Come mai deleghiamo tanto alla politica? Come mai non riusciamo a fare, diciamo, non riusciamo a riappropriarci di una sfera, di quella sfera intermedia fra gli individui e la politica? che è la sfera pubblica, mh? in cui ci si confronta, in cui diciamo, ci si rispecchia, in cui si trovano forme di riconoscimento, in cui si agisce insieme, come diceva Anna Arendt. No? Anna Arendt diceva che la politica è un miracolo perché è un agire di concerto, una visione molto, molto... Eh, che non ha avuto molto successo, diciamo, della nella nostra contemporaneità che però possiamo recuperare e legare a tutto quello che ho detto fin qui mm? perché non dare più importanza a tutta quella enorme sfera del vivere dell'agire eccetera che è quella che sta tra noi individui e la politica che è la società mm? purtroppo diciamo l'elemento assolutamente trascurato, devastato, eh, eroso eh, da una serie di processi su cui naturalmente non sto ad entrare. Ecco, io penso che eh, se noi riusciamo a cambiare ottica, mh, riabilitando in tutte le sue sfumature questa dimensione che non ha e non deve avere niente di doveristico, credo si sia capito questo, no? non c'è bisogno di esplicitarlo, ma che non può che essere una scelta motivata da profonde ragioni emotive, non solo emotive. Ecco, io penso che possiamo in qualche modo incidere una piccola svolta alle patologie del nostro tempo. Grazie.